Ciao amici di Italia Top Games, come promesso torniamo sul canale con una intervista esclusiva con Gilad Surmayer, il CEO di Man of the Match, di questo progetto di cui si sta parlando tanto in queste ultime settimane. Chi lo reputa il messia dei giochi di calcio, chi un prodotto da non prendere in considerazione. Noi come al solito siamo pacati, moderati e cerchiamo di informarvi su tutti i videogiochi di calcio e anche appunto su Man of the Match. Avevamo dei dubbi ancora, nonostante già un video che ha fatto Gilad Surmayer, e abbiamo girato i nostri dubbi e quelli di molti utenti. Il CEO di Man of the Match molto gentilmente ha risposto in esclusiva ai nostri dubbi. Adesso sentiamo insieme, le sento anche io per la prima volta perché così almeno è un pochino più viscerale, un pochino più istintivo e non troppo ragionato le mie reazioni alle sue risposte. La prima domanda che io ho fatto è stata molto semplice, ovvero loro stessi hanno detto che il gameplay è molto acerbo, hanno detto anche diversamente. Come faranno in soli 2 anni a portare il progetto al livello che vogliono raggiungere? Ed eccole qui la sua risposta. Ci ha chiamato Italian Top Gamers, mi ha detto che è stato fatto volutamente per proprio rivolgersi a voi, alla community di Italia Top Games, che siete voi, gli Italian Top Gamers. Eccolo. Hey guys, for all the Italiano gamers, and thank you for Italia Top Gamers to having me. So the first question was that the game is really at early stage. How can it be releasing at 2025? And that's a valid question. Grazie. Basically, we're scheduled right now to be out late 2025. Alla fine del 2000, e questa è già una notizia. And I also have some disclaimer every time that things in development can be hectic, it can easily be 2026. Ecco, potrebbe essere rinviato. But ma with that being said, detto questo, it's also it could be done because we're splitting our development into two domini. So if you want to play the game, vuoi giocare as a player, come giocatore, you just go into console and PC, like you know, at every video game, and you play in with the controllers and controller. All cool. But on the other hand, if you want to see like the transfers and the profiles, clubs, and everything that's the Man of the Match world, le statistiche, Matt. That will be on the browser. Che sarà sul browser, questo lo sapevamo, che ci consente lo sviluppo web, è molto veloce, ci sta anche permettendo to be very very quick about updates, so molto we don't logico. Need to update the consoles and then loading everything on the consoles, that we won't do it for just for the game, right? Instead, we will go and do like a very robust thing on the browser, and then when we have a stable version for that, we will move it to the console as well. Maybe, I don't know, but that's the real thing. With that being said, some of the features we didn't decide yet. We have like a wish list, some of the things that we want to do. Probably we won't do it on the first day, but that's basically what allowing us to make this really close date into late 2025. Allora, il nostro amico ci dice: abbiamo deciso di fare due esperienze separate. Il gioco in game sulle console, sul PC,
tutto il resto, tutta la parte, diciamo, manageriale, trasferimento, eccetera, intanto già detto che sarà fine 2025, e questa è una notizia, con la possibilità che possa anche essere rinviato, e questa è una notizia che non penso abbiate potuto sentire e vedere da nessun'altra parte al mondo, per essere chiari, ce lo sta dicendo a noi per la prima volta. Ci dice tutta la parte di statistiche, trasferimenti, gestione della società, perché ci saranno i presidenti, eccetera, eccetera, saranno sul browser, e lì facciamo rapidamente, non c'è molto tempo. Il gioco sarà invece su PC e console, come abbiamo detto, e quindi lì, quella parte lì, ci possiamo concentrare solo su quella. Io gli faccio in bocca al lupo, gli faccio buona fortuna, perché secondo me, cioè, vedendo il gameplay, c'è ancora da lavorare tanto. E certo, questo elemento è reale, cioè nel senso che in effetti faranno prima. Mi auguro che davvero riescano a fare tutto entro il 2026, perché c'è da lavorare, ma loro sono convinti, come ha detto anche in questo video, che riusciranno a fare entro il 2026 tutto l'ambaradan. Andiamo alla seconda domanda, che non mi ricordo quale gli avevo fatto, quindi la sentiamo direttamente da lui. So the second question was if we're going to compromise our values sì. Right now. So as I said before, when we first... La domanda che avevo fatto era, avete detto che non sarà sufficiente Kickstarter per fare tutto il gioco, ci sarà bisogno comunque di finanziatori, e rimarrete fissi sui vostri ideali, farete come la volta che avete rifiutato i 5 milioni di dollari per fare un gioco più arcade, più similfoot, continuerete su questa strada anche se... avete comunque bisogno di finanziamenti, perché non basta Kickstarter. So, like 3 months ago, we've been approached by investors, and we said no to them because they wanted to do like other stuff, and we didn't want to compromise. E non volevamo scendere. That's why we're going. Che andiamo? We went to Kickstarter, and we, when we first click on the Kickstarter button, I thought to myself, listen, if we didn't meet our goal in Kickstarter, that will probably mean that the community don't want that game. So we just had to compromise with whatever our investors want. They probably, you know, right. But turns out we're not only met our goal. L'obiettivo, 10.000 dollari, hanno spiegato perché era basso. But we will also got overwhelming exposure and overwhelming good feedback. Un feedback travolgente. From the community that says, yeah, that's the dream, game. So che è il gioco dei sogni. We're not going to compromise. Continuiamo a scendere a compromesso. And probably we'll get even better deal. Ancora so migliore. It's okay. A win-win, and un vantaggio per tutti. We're siamo estremamente felici che stiamo andando right bene now, in questo momento. È la cosa migliore che non pensavamo potesse accadere. Quindi al momento no compromise, nessun compromesso. I can tell you that posso dirti che this week I got ho ricevuto molte offerte, come da investitori, non grandi, ma comunque. Ti mostra che le persone, persino gli investitori, vogliono che e dicano, ascolta, c'è qualcosa qui, dico, cioè, è qualcosa di interessante. Andiamo al terzo video. Al terzo film, domanda, se non ricordo male, era sul fatto che il gioco esce nel 2025, girerà in Unreal Engine 5, perché far uscire il gioco su PS4 Xbox One quando oramai quelle console nel 2025 saranno state quasi del tutto sostituite e magari per lo sviluppo del gioco rallenteranno un pochino lo sviluppo. Vediamo cosa ci dice. So the third question was if we're building our game in Unreal Engine 5,
why would we go into PlayStation 4 and all the old Xbox One, e tutte le generazioni? It's a legit question. Basically, what we want to do, and all our business model is based on that, we're getting as much stiamo facendo as, in modo che as many people as quante we più can persone possibili to play our game. Giochi nel nostro gioco, ovviamente. Basically, right now, if we just release the game at this moment, we'll include PS4 and all the old generations, but we will keep a keen eye and terremo un occhio attento e vedere qual è il panorama sul futuro. 2025 or whatever we'll receive the game. If we'll see that it's se vedremo minor, like not many people playing those consoles, probably we will not package it for ecco, quindi PS4, because basically you're just making the game, one game, and then you just need to package for different. Quindi ancora sono in fase di realizzazione, quindi potrebbe essere anche che cambino idea. Quindi lo stanno facendo. Quando andremo a quel momento, sì, decideremo. Platform we want to package. Che vogliamo impacchettare. Maybe we just need to understand how many quanti are ce ne saranno ancora in those consoles. So basically it's too early to è troppo presto per saperlo. As a rule of thumb, we, ma come regola generale sappiamo che vogliamo che tutti siano siano con noi su questo è il nostro obiettivo principale. È molto interessante questa cosa. Intanto scopriamo che il gioco viene realizzato, cioè in generale anche sul tipo di che sia i football, che sia i sport FC, viene realizzato e poi bisogna adattarla ad ogni console. Ci sta dicendo se effettivamente vedremo che nel 2025 le PS4 e le Xbox One che sono in giro saranno poche, magari non perderemo tempo a realizzarlo lì dove ci sarà un numero molto basso di persone che magari non sono neppure interessate a giocare un gioco così importante da un punto di vista della simulazione 11 contro 11. Quindi anche questa è una cosa interessante. Insomma, per il momento vogliono portare più gente possibile a giocare e ci credo, ma non è detto quindi che tra due anni perché abbiamo adesso sappiamo che è 2 anni e mezzo arriverà anche su PS4 Xbox One, dovranno vedere la situazione del mercato. Io credo che nel 2025 di PS4 Xbox One ce ne saranno davvero poche ancora in giro, questa è una mia previsione ma forse mi sbaglio. L'ultima domanda era sul fatto di avere le risorse disponibili per tenere su un'infrastruttura così grande, 11 contro 11, server, le società, i campionati e tutto quanto. E quindi questa è la sua risposta. So the next question was if we have the financial and hardware support e hardware to support in 11 versus 11 11 contro 11 online, gioco online, quindi so, l'hardware. The hardware is very easy question because basically what we're doing is renting affittare, quindi affitteranno i server. The power of la potenza the largest company della più grande azienda in the world, nel mondo, which is Amazon and Google, che sono Amazon e Google che hanno they have servers all around the world in tutto il mondo. And then we monitor e poi monitoreremo perché sappiamo quando ci sono le partite possiamo monitorare e ridimensionare il tempo del nostro server in base a quelle ore. Per esempio, se noi sappiamo che al mattino abbiamo solo giocatori occasionali e questo numero non è molto alto, possiamo dire, guarda, riduciamolo per ora e lo ridimensioneremo quando avremo partite la sera. Quando lo faremo nell'altra parte del mondo, in Brasile ad esempio, stiamo solo spostando
quella cosa per loro. Insomma, sarà dinamico. Quindi è molto facile farlo così riguardo al sostegno finanziario. Il primo giorno avremo molti sponsor e pubblicità che vorranno fare pubblicità sul nostro gioco, perché sapranno che abbiamo molti utenti che vogliono giocare a quel gioco, in modo che il supporto finanziario non è orribile, sarà importante, ci sarà la grande. We want to do something different from other video games, and we don't want to overlook territories that didn't have that support on servers. For example, North Africa and Arabic countries that had little support on servers, we want to give them dedicated servers. Server dedicati, attenzione, si amici nei loro paesi, tanto quanto possiamo, e lo faremo alla fine. So we want to do something different, and I also want to say thank you for all the community of Italiano Top Gamers. Italiano Top Gamers, bellissimo. I just want you to know that I read personally every comment after that. I obviously I don't know Italian. Non conosco l'italiano. I have some family. Anche se ho una famiglia in Italia. Nel processo partito. I Google Translate every comment and I see it. And thank you for support. E vi ringrazio per il supporto. Hopefully we will see you very soon. Ciao. Ciao carissimo CEO, io ti ringrazio a tutta la community di Italia Top Games o Italiano Top Gamers, bellissimo. E questo è tutto ragazzi, io non voglio esprimermi su tutto quello che è stato detto, voglio lasciare a voi la parola, io posso solo ringraziare la disponibilità del team di Man of the Match che sta dimostrando una grande disponibilità con tutte le community a livello mondiale, li ringrazio ovviamente personalmente per aver risposto a tutte queste domande, ci mettono la faccia, questo è poco ma sicuro. Io sulla qualità del titolo non mi esprimo, non ho ancora gli elementi come vi ho sempre detto, quindi continueremo a seguire Man of the Match come facciamo con i football, come facciamo con gli Sport FC, come facciamo con gli UFL, come speriamo di fare presto con il nuovo videogame della FIFA. Io ripeto, senza pad in mano non do giudizi né negativi né positivi. Sicuramente il fatto che siano andati su Kickstarter non è un problema, perché progetti di Kickstarter andati bene ce ne sono stati, come ce ne sono stati anche che sono andati male. Sicuramente ci mettono la faccia, nome, cognome e faccia e volto, e non è una cosa da poco, non lo fanno in tanti, lo fanno in pochissimi. Dopo, sul futuro non vi è mai certezza. Continueremo a seguire, hanno raggiunto l'obiettivo di $10,000 che era molto basso indubbiamente, ma a loro hanno detto che l'hanno fatto per una scelta di marketing, cioè far vedere che l'obiettivo arriva subito al 100% aiuta agli altri a entrare, insomma vedremo. Io ripeto, cerco sempre di moderare sia gli entusiasmi che le perplessità. Per Man of the Match, come ho sempre detto, la mia opinione è che è un progetto molto ambizioso, bisognerà vedere se riusciranno a trasformare un progetto molto ambizioso in realtà. Ci hanno dato altre risposte molto interessanti, ci hanno fatto capire delle cose, ma poi dopo bisogna sempre andare oltre le parole e vedere i fatti. Su questo metteremo alla prova Man of the Match. Gli daremo sempre visibilità, come abbiamo fatto con tutti gli altri videogiochi di calcio, Football Manager, UFL, EA Sport FC, eFootball, mi ero dimenticato Football Manager prima, e vedremo quello che accadrà. Indubbiamente continueremo a seguire il progetto come abbiamo sempre fatto, sin dal primo annuncio, quando non ne aveva parlato ancora nessuno qui in Italia, ne abbiamo parlato e adesso anche questa intervista esclusiva ci ha fatto molto piacere e spero che sia
stata interessante anche per voi. Io per il momento vi ringrazio dell'attenzione, aspetto i vostri commenti che leggerà anche il nostro Gilad Surmayar. Ciao ragazzi!